studio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. C'è una bevanda per tutti che unisce i sapori e le tradizioni d'Italia. Per lei che cerca il sole nelle giornate più buie. Per te che ami la natura ed il suo gusto unico. Per voi che con quattro risate ed una chitarra create la felicità. Dal profondo sud della Calabria nasce una bevanda dal gusto inconfondibile che è fatta per ognuno di noi, per tutti, per te, Bergotto. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Parisi Fashion sfila la moda, stile da femme fatale, look casual chic e note vitaminiche. Scopri con noi i capi e gli accessori della prossima stagione calda, colori brillanti, linee vaporose e tanta voglia di fantasia, di dettagli vistosi. Le collezioni per la primavera estate 2018 viste sulle passerelle. Parisi Fashion sfila le migliori marche, la camiceria Mastai Ferretti, la giubbotteria di Canadians, Alviero Martini, Siviglia, USA Polo, Desigual, Mind Twin, Lucky Lou, Crizia, Diana Gallisi, le borse Gattinoni e Save My Bag. Parisi Fashion sfila la moda in corso Vittorio Emanuele 22 a Siderno. Porque mi cintura necesita tu ayuda, non lo tengo en las venas.
E lunedì 28 maggio, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, siamo rigorosamente in diretta per aprire una nuova settimana di informazione. Tiene banco la crisi dunque senza precedenti, durissimo scontro istituzionale in queste ultime ore con Conte che rinuncia all'incarico per formare il nuovo governo e oggi sarà un'altra giornata intensa di incontri e soprattutto il Presidente della Repubblica Mattarella che chiama dunque per un governo dunque del Presidente almeno fino al prossimo voto Cottarelli. Ci occuperemo di questo e di tantissimo altro, ma soprattutto dei temi prettamente calabresi, tutti importanti. Quest'oggi c'è stato purtroppo un incidente mortale in questo ultimo weekend. Il weekend è stato un tragico fine settimana, 3 morti sulle strade. Di questo e di tantissimo altro nel corso della nostra diretta che inizia subito con le prime pagine e cominciamo con Gazzetta del Sud. Vedete, tragico fine settimana, 3 morti sulle strade. Gravi incidenti registrati ad Amantea e Crotone. Continuiamo con le altre news. Calabria in fuga, 200.000 per una laurea, persi 30 miliardi in 15 anni. E poi vedete la notizia senza dubbio del giorno, governo punto e a capo. Conte rinuncia, il Colle chiama Cottarelli. Di Maio furioso con Mattarella preannuncia sulla scia della Meloni che il Movimento 5 Stelle chiederà l'impeachment. Andiamo ad occuparci di quelle che sono le notizie di spalla, vedete Calabria, qui Carlo Tanzi, la Procid cambia sede ma paga danni. E poi Piana, narcotraffico, 2 regini davanti al GUP di Roma, Crotone, concessioni Eni, in scadenza, a rischio dunque lo Royalties. Per quanto riguarda invece il quotidiano del Sud, riserva questo titolo, vedete governo, crisi senza precedenti, durissimo scontro istituzionale, il Colle, non subisco imposizioni. Qui vedete Mattarella parla ai giornalisti. E ancora Conte rinuncia, Mattarella chiama Cottarelli, Di Maio chiede l'impeachment, la rabbia di Salvini della Lega. E poi sangue sulle strade, purtroppo una pagina bruttissima in questo ultimo weekend, l'ultima domenica di maggio, 3 esistenze spezzate sull'asfalto. Ad Amantea scontro tra una moto e un'auto, 2 vittime. A Crotone incidente fatale per un anziano mentre sta andando alla comunione del nipote. Vedete le vittime? Luca Bennardo, Paola Scialis e Vincenzo Vesci. Invece all'Imbadi, illegale della scarpulla, denuncerò lo Stato. A Strongoli, nella Sila crotonese, il golf club di Trump. Poi c'è tanto sport anche oggi, Castrovillari in finale, la Serie D è possibile. La Vigor Lamezia invece festeggia dunque la promozione nel campionato di promozione per il prossimo anno dopo aver vinto ieri lo spareggio. Taglio basso, Reggio, rivoluzione verde in centro, avanti piano, micro discariche abusive e pochi mastelli nei quartieri interessati dal nuovo servizio. Stenta a decollare la raccolta differenziata, molti disagi e anche tanta inciviltà. Invece a Cutro, in arrivo 250 scambisti, un raduno di una settimana da tutta Italia per la prima volta in Calabria. Lasciamo anche il quotidiano del Sud e ci andiamo ad occupare subito di Telemia. Vedete record al porto delle Grazie, arrivato Framora, lo jet di 50 metri. Per quanto riguarda invece la bacheca, sempre molto ricca di notizie, vedete il pianerottolo, la rubrica di Franco Blefari che si sofferma su quelle che sono le vicende nazionali della politica, il varo del nuovo governo, il rifiuto di Conte e poi Cosenza, dramma del lavoro, ecco la storia di Bruno Martino. E poi per la politica, Forza Italia, il circolo di Siderno, plaude alla nomina di Francesco Cannizzaro a coordinatore provinciale. Andiamo avanti, calcio dilettanti, il Trissi al Dattilo, lo apre Canale, il Castrovillare in finale, la Vigor Lamezia sale invece in promozione dalla prima categoria dopo aver vinto lo spareggio di ieri. Per quanto riguarda il nostro portale ci fermiamo sulla notizia di politica con Magorno che interviene sulla vicenda naturalmente del governo. Con Salvini, Di Maio, Italia vive dramma, lo dice dunque Magorno del Partito Democratico Calabrese. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, stiamo per entrare nel vivo della nostra rassegna stampa di oggi, tante le notizie che tra poco analizzeremo all'interno. Vi ricordiamo che questa è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni mattina con la nostra diretta verso il governo, ma Conte dunque rinuncia, sale la tensione in queste ore, una crisi
crisi senza precedenti. Andiamo nei dettagli di quella che è la notizia del giorno. Vediamo subito dunque all'interno del quotidiano, primo piano, pagina numero 4, dunque il professore rimette il mandato dopo l'incontro con Mattarella, Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia tentati dall'impeachment. Vedete, il Presidente della Repubblica convoca intanto per questa mattina l'economista Carlo Cottarelli, la rabbia di Matteo Salvini. Vediamo i possibili scenari. Più che selezioni, si rischia un referendum sull'euro. L'Europa, che è stata assente dalla campagna elettorale di marzo, torna fortemente sulla scena fra i timori dei mercati e il populismo dei partiti. Qui vedete la sede del Parlamento europeo. Proseguiamo perché andiamo a dare un'occhiata al discorso del capo dello Stato, quello di ieri sera, che tutti sicuramente avete avuto modo di seguire anche in diretta, le ragioni di Mattarella. Il capo dello Stato spiega il suo no a Savona. Ho favorito la nascita di un governo, dice, no a imposizioni. Svolgo un ruolo di garanzia, devo difendere i risparmi degli italiani. Vedete qui il momento del discorso del capo dello Stato. E poi la Lega. No ai ricatti, ora al voto. Se un nome dà fastidio ai poteri forti, vuol dire che è giusto, lo dice a chiare lettere Matteo Salvini. A Terni spara a zero sul colle, non risparmia dunque critiche. Movimento 5 Stelle, andremo fino in fondo, vedete quest'altro virgolettato, Di Maio annuncia a Fiumicino la messa in stato d'accusa. Nostro governo ha affossato apposta, lo dice Luigi Di Maio. Non mancano le polemiche in queste ultime ore, situazione sempre più difficile, dunque crisi senza precedenti. Quel contratto non funziona, sarei onorato e disponibile di fare il premier, ma di certo non di aumentare il deficit italiano. Vediamo, questo è l'economista e professore della Boccucci, Carlo Cottarelli. Secondo Cottarelli, l'accordo fra Movimento 5 Stelle e Lega non aveva le adeguate coperture. E intanto l'ex commissario, sempre Cottarelli, spending review voluto da Mattarella. C'è questa lunga intervista che io vi consiglio di leggere oggi perché è una delle interviste più importanti per quanto riguarda dunque la politica e soprattutto un possibile incarico a Cottarelli. Sapremo di più oggi. I mercati, l'impasse politica italiana scuote intanto l'eurozona. Per quanto concerne le altre notizie del quotidiano del Sud, adesso apriamo una brutta pagina, quella che riguarda i terribili incidenti che si sono verificati in questo ultimo weekend, in questa ultima domenica di maggio. Scontro nella galleria, ci sono due vittime. Dunque sangue sulle strade calabresi. Il Centauro di Luzzi sbalzato dal viadotto, la donna di Belmonte era col compagno. Tragedia da Mantea, motociclista finisce contro un'utilitaria mentre va al motoraduno. Vedete qui il tunnel Parrera, l'incidente di ieri mattina avvenuto nella galleria detta della Parrera. E poi qui l'intervento dell'elisoccorso sul luogo della tragedia ad Amantea, è intervenuta l'eliambulanza. E poi lo scontro fra due auto, l'utilitaria su cui viaggiava l'anziano di Crotone si è scontrata con un'auto BMW. Qui Crotone, l'ospedale dà il permesso ma fa l'incidente mentre va alla comunione del nipote, vedete qui Vincenzo Vesci. E poi il profilo, Paola Scialis era un'attrice molto nota, una vita per l'arte, sono le altre due vittime, Luca Bennardo, Paola Scialis e qui Vincenzo Vesci. Cambiamo argomento, adesso le pagine Calabria che anticipano tra poco le notizie di Locride e Piana. Strongoli insila il golf club di Trump, missione del manager Lombardi, referente del magnate americano. Il progetto nel crotonese tramonta e si sposta in montagna, ma la località è top secret. Interesse in vista. E ancora Cosenza, Algeri alla guida della Confcommercio, gli altri fatti della giornata. A capo dal 2008 della sezione provinciale, ha ricoperto vari incarichi. L'imprenditore di Corigliano è eletto presidente regionale dell'associazione. Poi ci occupiamo di agroalimentare, anche Calabria, 20% in meno di albicocche per il maltempo e l'allarme in queste ore della Coldiretti calabrese. Cosenza, ripristinare la legalità all'ufficio scolastico, interviene Nicola Morra sulla vicenda. Il senatore del Movimento 5 Stelle afferma meritocrazia e non arbitrarietà.
velocemente avanti con le altre news, ancora a pagina numero 10, questa volta ci spostiamo nel Vibonese, andiamo a Limbadi, De Pace, denuncerò lo Stato. Prefetto e ministro nel mirino del legale per la mancata scorta alla donna. L'avvocato della Scarpulla annuncia esposti contro la catena di comando. Vedete qui Rosaria Scarpulla con l'avvocato Giuseppe De Pace in questa foto. E poi lotta al crimine, magistrati e investigatori in servizio a Reggio ricevono il premio Chinnici. C'è anche Federico Caffiero De Rao. Ad Ardore invece notizia che riguarda il comprensorio a lezione di legalità contro le false alternative. Relatori d'eccezione alla scuola Terrana, si combatte la mafia anche non smettendo mai di sognare. Vedete qui Careri, Delfino Gratteri e Sframeli in questa foto. Sono in arrivo 250 scambisti, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Cutro, l'evento annuale di Assosec approda per la prima volta in Calabria. Da tutta Italia per un raduno di una settimana in una struttura ricettiva sulla costa. Testimonial, Malena, l'Europa dice accoglie questo turismo. Vedete un incontro erotico qui e poi l'attrice Malena scelta come testimonial per il raduno di scambisti. Andiamo a Gizzeria. E Pasqualino Rettura sull'argomento, sorpresa la serata con Cristiano Malgioglio, intervento dei carabinieri che sequestrano la pista da ballo del Cool Bay, il locale della Movida era sprovvisto di agibilità e altre autorizzazioni, vedete qui il Cool Bay nella località Pesci e Anguille di Gizzeria Lido a Lamezia. La pagina di Reggio, una pagina dedicata all'ambiente con delle foto che certamente fanno molto riflettere, vedete le buste di immondizia abbandonate in via Enotria a Reggio Calabria, scene che purtroppo possiamo tranquillamente aggiungere, sono sempre più frequenti nei quartieri del centro di Reggio dove è appena partito tra l'altro il porta a porta, vedete come la situazione qui, rifiuti abbandonati, cambia il calendario però non le abitudini di lasciare queste buste nelle strade, nel centro. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta stenta a decollare nella città di Reggio Calabria. Disagi, ma soprattutto c'è tanta inciviltà. Micro discariche abusive e pochi mastelli nei quartieri del centro. Occupiamoci di giudiziaria, parliamo del processo Gota, Gioè, beni di sequestrati e sorveglianza speciale. Invece per quanto riguarda la salute, in 260 per lo screening gratuito, il 30% scopre patologie alla tiroide, qui Domenico Tromba e Giuseppe Zampogna in questa foto. Proseguiamo, parliamo un attimo di sociale, la pagina è la numero 13, la dignità umana sia la bussola. Il messaggio arriva dal secondo convegno metropolitano dell'AGESH, l'associazione genitori scuole cattoliche, confida nel metodo salesiano. Lasciamo le pagine di Reggio, ci occupiamo subito di provincia, vediamo l'apertura, andiamo a Motta, dissesto finanziario evitato, qui il sindaco della città Giovanni Verducci, gli attacchi del sindaco alla precedente amministrazione. Il consiglio ha approvato dunque a maggioranza l'attualizzazione del piano di riequilibrio. A Bagnara, altro centro del Regino, strada Pellegrina, ripristinate le condizioni di sicurezza minime, l'intervento dopo la segnalazione di Spoleti, qui vedete la strada provinciale Pellegrina. E poi a Bova, l'Euclide alle fasi finali della terza edizione delle Olimpiadi di Robotica a Milano, con gli alunni Antonino Vadalà, Antonino e Antonio Vlas de Libas. A Villa San Giovanni, borse di studio FIDAPA, educare alla cultura della legalità, la 18ª edizione. Ci occupiamo dell'unica pagina della Locride adesso con l'apertura dedicata a Roccella Ionica, Roccella issa le bandiere blu. Gli studenti della scuola primaria, lezione di difesa del mare e inquinamento. Cerimonia di benvenuto ai vessilla assegnati alla spiaggia e al porto delle Grazie. Gioiosa Ionica, la notizia che è arrivata sabato sera, la morte di padre Michele Ceravolo torna alla casa del padre. Oggi a Gioiosa si svolgeranno i funerali del sacerdote buono, eccolo Don Michele Ceravolo in questa foto. Oggi dunque Gioiosa Ionica saluterà per l'ultima volta il suo parroco. Monasteracci, questioni giovanili e disturbi comportamentali col procuratore Lombardo, vedete qui Giuseppe Lombardo. A Camini invece una bella iniziativa perché ci saranno controlli oculistici gratuiti. Brancaleone,
Agostino Belcastro sull'argomento, riporta anche una foto di un gruppo di escursionisti, conclusa la terza tappa della Via dei Borghi, escursione nella Valle degli Armeni, un viaggio nella storia dei piccoli centri. Occupiamoci di Piana, siamo in conclusione della prima parte, Palmi, campagna di sensibilizzazione per la differenziata. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ranuccio, punta ad aumentare le percentuali del riciclo. Invece a Rosarno, l'ombra della mafia nigeriana, uno dei tanti dannati della terra costretti a cedere al ricatto dei caporali. La storia di un senegalese, non posso parlare tanto, se ci vedono mi picchiano. Vedete un uomo al lavoro nei campi della Piana. Invece a San Ferdinando, spaccio, tratta di essere umani e prostituzione, le attività principali dei gruppi criminali nigeriani presenti in Italia. Siamo già allo sport, l'era Mancini al via con l'Arabia questa sera, dunque l'Italia, l'esordio, il battesimo, dunque l'esordio per l'allenatore Roberto Mancini, che ha il compito di risollevare le sorti della nostra nazionale di calcio. Stasera a San Gallo in Svizzera, il debutto dunque del commissario tecnico e il primo di tre test importanti. Mancini dice: voglio che i ragazzi giochino tutti con spensieratezza, anche sbagliando, è il momento di pensare dunque al futuro. Andiamo ad occuparci delle squadre calabresi per quanto riguarda soprattutto il Crotone. Dopo la amara retrocessione, adesso è tempo di programmare. La società dovrà fare chiarezza sui calciatori a disposizione, tanti sono di proprietà, molti prestiti che ritorneranno alla base, c'è attesa per il nuovo allenatore. Il nuovo allenatore si conoscerà sicuramente nei prossimi giorni. Lavora bene anche la Regina con il nuovo direttore sportivo Taibbi. Regina ad un passo l'acquisto di Navas, aspettando l'allenatore che potrebbe essere annunciato tra oggi e domani, dovrebbe essere l'ex Roberto Cevoli. Cosenza, Guarascio chiama i tifosi, è importante questa parte finale di stagione del Cosenza, impegnato nelle finali playoff. Chissà che non sia l'anno buono per la Serie B. Il patron rossoblù, con la loro spinta, qualsiasi ostacolo potrà essere superato. Dopo uno scontro di gioco, Perez si termina anzitempo intanto l'allenamento. Il Cosenza prepara la prossima sfida, quella con la San Benedettese. Importante andare avanti. Non ci sono altre notizie, tranne che a Roccella si pensa a programmare la prossima stagione. Roccella dipende da Giampà, vedete? Plescia rientrerà alla base, da valutare Catalano, Faella e Faiello. Le strategie di mercato dettate dalla conferma o meno del tecnico. Qui vedete l'allenatore Mimmo Giampà, ha fatto un buon lavoro portando tra l'altro dunque alla salvezza il Roccella. Per la Serie D si delinea il futuro anche dell'Ocri, azzerate le cariche, ecco chi rimane, si fa un po' il punto di quella che sarà anche la prossima stagione dell'Ocri. Dovrebbe essere sempre Umberto Scorrano a guidarla anche in Serie D. Calcio giocato, Castrovillari, rimissione compiuta, spareggio Eccellenza, 3-1 del Castrovillari con il Dattilo Noir, dunque una bella partita, Ferraro è contento, dobbiamo insistere per fare un regalo ai tifosi, dice l'ex tecnico del Roccella, dunque Ferraro. Invece andiamo a dare un'occhiata al trionfo della Vigor, a fine gara caccia all'uomo contro i Lametini, tifoso invade il campo e colpisce Romito, 1-0 dunque della Vigor che vede la promozione. Leo Viterbo, promozione meritata, dice il tecnico, il trainer, dunque troppe assenze importanti, di più non potevamo fare, questo è il commento del trainer Scevola, l'allenatore dell'Archi, che ha giocato comunque una buona gara. Miracolo San Marco e promozione, finale playoff anche di prima categoria, vedete, poi qui le altre sfide, quelle che riguardano anche la terza con i finali playoff. Ci fermiamo qui con il quotidiano del Sud, era anche la nostra prima testata che abbiamo analizzato, la nostra diretta prosegue questa mattina con Gazzetta, abbiamo dunque anticipato notizie importantissime in prima pagina, la tragedia di questo fine settimana sulle strade, questo terribile incidente, ci sono purtroppo tre morti, le vicende della politica con questa crisi dunque che continua per il varo del nuovo governo, dunque andiamo a dare un'occhiata ai temi tutti calabresi per parlare subito di protezione civile. La Procid ha cambiato sede ma paga i danni del passato. La Regione Calabria dovrà sborsare 260.000 euro per i guasti provocati nel capannone di Germaneto. Con il nuovo corso voluto da Tansi, Fitti aboliti e significativi risparmi annui, queste sono le buone notizie. Vedete qui intanto il ruolo determinante in caso di calamità che riveste, sappiamo tutti, la protezione civile, e qui vedete Carlo Tansi.
Ci occupiamo di rende, parliamo di sussidiarietà, presentato il rapporto all'Università della Calabria. Il documento rivela dati interessanti nella nostra regione. Per gli studiosi è necessario investire subito sui giovani e il loro capitale umano. Il Consiglio regionale riconosce il vitalizio a Censore, andiamo avanti, l'ex deputato del Partito Democratico non è stato rieletto comunque in Parlamento, è stato per 8 anni componente dell'Assemblea Calabrese. Vedete in questo fotino, Bruno Censore ha ricoperto importanti incarichi nelle istituzioni pubbliche calabresi. Velocemente a quelli che sono gli altri fatti del giorno, per quanto riguarda sempre Gazzetta del Sud, andiamo a dare un'occhiata adesso al terribile incidente, la notizia che domina oggi in tutte le testate. Moto contro auto sul viadotto, 2 morti nel tragico schianto. L'incidente si è verificato ieri mattina sulla provinciale Lago Amantea. Le vittime sono il 39enne Luca Bennardo di Luzzi, la 42enne artista di Belmonte Calabro Paola Scialis. Dunque, Paola Scialis, giovane mamma con la passione tra l'altro per l'arte, aveva soltanto 42 anni. Impatto fatale sulla 106, perde la vita un anziano di Crotone, vedete, qui Vincenzo Vesci è la terza vittima di questi terribili incidenti di questo ultimo weekend, di questa ultima domenica di maggio in Calabria. Illesa la persona alla guida dell'altro mezzo, coinvolto nel sinistro. Il pensionato stava recandosi in chiesa per la comunione del nipote. All'Imbadi, madre coraggio senza la scorta, pronti a denunciare le autorità, vedete questo virgolettato, parla il legale della famiglia del giovane ucciso all'Imbadi nel Vibonese. L'avvocato De Pace attende sviluppi decisivi entro la giornata odierna. Matteo Vinci è stato fatto saltare in aria con un'autobomba, vi ricordate, un mese fa. Ferito anche il padre. Qui vedete la foto, l'agguato, la Ford Fiesta che è esplosa. A Petralia di Bella e Rattà il premio Rocco Chinnici, investigatori e magistrati regini in prima linea contro l'andrangheta e malaffari. I prestigiosi riconoscimenti sono stati consegnati sabato a Piazza Armerina. Premiati anche 3 giornalisti, Federica Angeli, Paolo Borrometi e Piero Melati. Andiamo ad occuparci di pagina 13, sacco prof per un giorno. L'orafo delle dive protagonista di un'entusiasmante lezione di pedagogia all'Università della Calabria. L'artista è stato pure ospite dei penitenziari di Castrovillari e Catanzaro. Il celebre crotonese è stato a lungo creatore di gioielli per il film del regista Franco Zeffirelli. Andiamo a Castrovillari con quest'altra notizia che ingrandiamo a beneficio di tutti voi che ci state seguendo in diretta. CSM, Natina Praticò nominata presidente. Guiderà il tribunale di Castrovillari. Meritato riconoscimento per il giudice di sezione di Reggio Calabria. Vigili del fuoco ricordano anche i loro caduti sul lavoro, vedete, rito solenne nella chiesa di Sant'Antonio a Catanzaro ieri, organizzato dall'Associazione Nazionale di Categoria. La sezione catanzarese dell'associazione è presieduta da Domenico Attisani. Invece, sempre a Catanzaro, premiati dai Lions, 5 giovani aspiranti artisti. Invece assoverato Chiazza Marrone, imbratte il mare, sospetti sulla pulizia delle spiagge, vedete, acque poco chiare, vedete qui questa foto, la lunga scia marrone ha deturpato ieri un tratto di mare generalmente conosciuto per la sua trasparenza. Il sindaco intanto di Soverato dice la sabbia messa in acqua finisce per creare questa franchiglia. La notizia dunque viene riportata da Maria Anita Chiefari, dunque da Soverato. Noi proseguiamo perché ci andiamo ad occupare adesso delle notizie del Regino. Vedete Villa, una legge regionale valorizzerà il tracciato dell'antica via Popiglia, la strada romana del primo secolo che univa Reggio a Capua. Dialogo serrato e proficuo tra le istituzioni e il mondo accademico. Intanto il sindaco di Campo Calabro, Sandro Repaci, afferma: punteremo sul territorio. Ancora narcotraffico, partiti dalla Piana finiscono davanti al Guppi di Roma, ci andiamo ad occupare di cronaca giudiziaria. I due sono rimasti coinvolti nei mesi scorsi in una maxi operazione. Francesco Filippone di Melicucco e Alessandro Mazzullo di Palmi dunque hanno scelto di seguire la strada del giudizio con il rito abbreviato. I nomi dei due calabresi ricorrono in diversi fascicoli di indagine di più procure. Vigili del fuoco, sommozzatori e autisti WILP a Calabria
soddisfatta dunque a Reggio. E poi a San Luca lo sport per crescere educando alla legalità, il campus dell'AIC a San Luca. Da giovedì 31 al 2 giugno coinvolti in tutto 150 ragazzi dell'istituto comprensivo. Parliamo di vacche sagre, se ne parla anche oggi, altro giro di vite. L'imprenditore sotto scorta Bruno Bonfà ringrazia intanto il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. Squadra Stato all'opera, operazioni intensificate anche nella Locride. Una task force dunque in azione, qui il momento della cattura di un grosso bovino, dunque problema vacche sagre sempre in primo piano. Siamo verso la parte conclusiva, a Scordovillo criminalità in crescita, questo è il dato che emerge, due nuove grandi colonie sono sorte a Ciampa di Cavallo e San Pietro Lametino. Nel campo Rom di Lamezia Terme, narcotrafficanti col Sud America, omicidi in piazza e sparatorie. Agenzia, interrotte le danze al Colbei, lo dicevamo, con l'artista Cristiano Malgioglio. Questa dovrebbe essere l'ultima notizia. No, ci occupiamo di Bergamotto, il Bergamotto di Reggio approda nel geoportale della cultura alimentare. Oro Verde, sempre di più protagonista, dunque in Calabria. Elio Pizzi dal consorzio dice: un patrimonio che poggia sulla forza dei territori. E poi per quanto riguarda Confindustria, scommette sui giovani e sull'innovazione. Nucera è il momento giusto per tornare in Calabria. Intanto in questa foto vedete, risorsa preziosa senza dubbio per la Calabria, la produzione del Bergamotto di Reggio Calabria sta conoscendo una nuova stagione anche grazie all'attività del consorzio. Andare oltre ogni individualismo, al seminario arcivescovile, festa delle famiglie a Reggio. Qui la riflessione puntuale di Don Francesco Marrapodi ieri mattina durante il suo intervento. E poi vedete Reggio, sbarre, rifiuti purtroppo dati alle fiamme. Abbiamo detto che nel Regino c'è questo problema naturalmente dei rifiuti. Non ci sono altre notizie tranne il calcio, abbiamo detto delle calabresi, abbiamo parlato anche della nazionale, l'esordio questa sera di Roberto Mancini sulla panchina della nostra nazionale di calcio. E vediamo un attimo la festa della Vigor, basta un gol ed è promozione, esultanza e far play. Viterbo, l'allenatore della Lamezia, bravi loro, ma abbiamo meritato. Dunque la Vigor Lamezia ritorna nel calcio che incomincia veramente a contare. Ci fermiamo qui, non vediamo aggiornamenti neppure nel nostro portale, che voi potete tenere d'occhio nel corso delle 24 ore per essere sempre aggiornati in tempo reale. Siamo stati in diretta anche su Facebook per tutto il mondo. La rassegna stampa ritornerà puntualmente domani, vi ricordiamo domani serata anche di confronto con le elezioni amministrative che ormai entrano nella rush finale, campagna elettorale ormai alle ultime battute prima del voto del 10 giugno. Domani si confronteranno i candidati del Consiglio Comunale di Gioiosa Ionica, vi renderemo noto i nomi già nelle prossime ore attraverso la nostra scheda che troverete sulle nostre pagine Facebook per questo incontro che inizierà alle ore 21:30 in diretta, prima poi naturalmente delle altre appuntamenti elettorali che riguarderanno Gioiosa Ionica e anche Locri. Grazie per averci seguiti, 13:30 il nostro TG News per tutti dunque i fatti più importanti della giornata e soprattutto i nostri servizi. Sereno dunque giorno a tutti voi e felice inizio di settimana. Arrivederci.
Temi Energy, l'energia alternativa direttamente a casa tua. Fotovoltaico, la nuova frontiera dell'energia solare. Il solare termico, l'energia gratuita fornita dal sole per scaldare acqua e casa. Eolico, altra frontiera di energia alternativa. Inoltre impianti di climatizzazione e riscaldamento senza emissioni di CO2 nell'aria. Materiale elettrico e sicurezza, illuminazione a LED, bioedilizia e pellicole per vetri. E mobility, scooter e bici elettriche. Temi Energy. Contrada Riposo a Locri. La vita è tua. Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via Provinciale, Contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.